Salve ragazze, questa sera vi mostrerò il tutorial del nuovissimo French in 3D che sta facendo impazzire tutte. Come avete già visto, ho già fatto un'unghia. Cominciamo subito creando il nostro muretto per la nostra French. Io lo realizzerò in acrygel. Parecchi lo usano, usano l'acrilico. Per chi non usa l'acrilico o l'acrygel, può realizzarlo anche col gel. Ecco qui. Una volta creato il nostro muretto, andiamo in lampada e lo facciamo catalizzare. Una volta fatto catalizzare, andiamo ad aggiustargli la forma. Una volta aggiustata la forma, andiamo a spolverare bene bene l'eccesso di polvere. Ecco qui. Una volta spolverato bene bene, per sicurezza vado a sgrassarlo col cleanser per togliere bene bene tutti i residui di polvere. Ecco, questi sono i tre colori che andremo ad usare. Partiamo dal colore più scuro e andiamo ad applicarlo prima sul bordo man mano. Andiamo a sfumarlo anche sul restante dell'unghia. Ovviamente potete creare la forma che volete, i colori che volete. E lo facciamo catalizzare. Dopo fatto questo, prendo il mio acrygel trasparente e lo posizioniamo sul colore. E andiamo a coprire il colore che abbiamo applicato. Ragazzi, ovviamente io ho fatto questo senza sgrassare il colore. Una volta terminato, andiamo in lampada. Una volta asciugato, sgrassiamo e andiamo a riaggiustare la forma del nostro secondo muretto. Io vi sto mostrando solo tre strati, poi potete farne quanti ne volete, farli più piccoli e farne di più, magari farne di più su un'unghia più lunga.
qui, una volta aggiustato spolveriamo bene bene. Ragazze, quando limate fate sempre attenzione a non limare troppo, magari potreste togliere il colore. Una volta finito di limare andiamo a spolverare bene bene il tutto e per sicurezza vado a sgrassare in modo che controllo se è tutto a posto. Ecco qui, perfetto. E a togliere bene i residui di polvere. Dopodiché partiamo col secondo colore. Torniamo a mettere il nostro acrigel trasparente e andiamo a fare quello che abbiamo fatto prima. Anche questo andiamo in lampada e ripetiamo lo stesso passaggio che abbiamo fatto finora. Una volta terminato anche questo passaggio andiamo a spolverare sempre bene bene per sicurezza. Vado a sgrassare e andiamo col terzo ed ultimo colore, un azzurro ancora più chiaro, sempre il stesso passaggio. Lampada, riprendiamo il nostro acrigel e andiamo a metterlo su tutto il colore. Che richiede molto tempo, però è anche molto bella ed elegante. Ecco qui, una volta terminato anche questo ultimo passaggio, andiamo nuovamente in lampada. Ecco, sgrassiamo e andiamo a limare questo ultimo passaggio. Thank you.
sta terminato, polveriamo bene bene, abbiamo finito, non ci resta che sigillare la nostra unghia. Ovviamente potete sigillarla come volete, lucida, matte. Terminato, andiamo in lampada. Ecco qui, lo vedete dall'alto l'effetto? Ragazze, vi ripeto, tutti questi puntini che vedete è perché l'acrigel che ho usato è microglitterato, non è polvere. Cosa ne pensate? Questo è il nuovissimo effetto della French in 3D. Bella, vero? Ok ragazzi, anche quest'altro video è terminato. Ci vediamo alla prossima. Scusate se non ho ancora fatto i video delle vostre richieste. A breve farò tutto quello che mi avete chiesto, i tutorial di tutto quello che mi avete chiesto. E ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, cliccate mi piace al video e vi aspetto nei commenti. Ciao ciao ragazze!